Ho sempre mal sopportato quando si commenta usando questo tipo di risata, come a voler deridere, denigrare, volendo far credere di avere una mente talmente illuminata che ti derido, ma ignorando però che questo atteggiamento denota in realtà poco spessore intellettivo. Ed è abbastanza evidente per quelle persone che hanno un quoziente intellettivo almeno di 20. Questo approccio qualifica la persona, è un biglietto da visita. Infatti non so se quello che ho appena detto sarà capito e compreso da certe menti, però rispondiamo ora a questa affermazione. A quanto pare imperativa. Sì, tradizionalmente l'odio è visto come l'opposto dell'amore, perché rappresenta un sentimento di intensa avversione, contrapposto all'affezione e alla benevolenza invece dell'amore. Tuttavia, se approfondiamo e non rimaniamo in superficie dando per scontato quello che può sembrare ovvio, possiamo vedere che in realtà è la paura ad essere l'altra faccia della medaglia dell'amore. La paura tende a bloccare la capacità di amare, creando barriere e chiusure emotive. L'odio, così come la rabbia, molti altri sentimenti derivano dalla paura. Noi possiamo vivere nel mondo con amore o con paura, e la paura poi può dare vita all'odio, e non solo. Dobbiamo ricordare innanzitutto che esistono due tipi di paure: le paure quelle reali, come quando si affronta un pericolo imminente, immediato, ad esempio se ci troviamo davanti ad un leone, e le paure illusorie, come la paura della morte, la paura dell'abbandono, la paura di non essere abbastanza e mille altre paure. Queste ultime non derivano da fatti presenti nel momento qui e ora, ma dal nostro modo di pensare e dalle esperienze passate. Sono illusorie perché non esistono adesso, ma ce le creiamo noi e ci chiudono, ci impediscono di amare in primis la vita. La paura genera odio, ma anche rabbia, che sono dei meccanismi di difesa, ma alla radice c'è spesso una vulnerabilità e una mancanza di sicurezza, perché il nostro modo di pensare e reagire agli eventi della vita ci crea quella paura che ci paralizza, e la paura impedisce direttamente la manifestazione dell'amore. L'odio è una delle tante ramificazioni della paura.